DEFCON 1. Ok Gabi, ma alla fine dove siamo finiti? Non capisco. In questo posto assurdo, siamo qui dentro, abbiamo passato un sacco di casini, abbiamo visto strani mostri, i dati, i computer, mi gira la testa, vedo solo uno 0101. Infatti non ce la faccio neanche più, basta. Ti fammi vedere un attimo se c'è qua fuori, oddio è tutto buio. Mi sa ci servono queste torce qua. Eh? Cosa? Ah sì, prendi tutto. Sì sì. Io ci penso un po', posso fare da torcia umana. Sono okay. Uno dei Fantastici 4, non te l'ho mai detto. Esploriamo piano piano questa zona perché è veramente buio. Cosa c'è qua? Entrata secondaria. Base, un'altra? Ok. Ma come... Entriamo? Questa è una bella domanda. Dobbiamo entrare. Ah, ok. Dobbiamo salire. Esatto. Oh, ma sai dove siamo qua, mi sa? Vuoi dire che siamo... vacca. Oh mio Dio, dove siamo finiti, Gabby? Vabbè, siamo sugli scaffali nel villaggio. Oddio, sì. Chi l'avrebbe mai detto? E ci sono un sacco di soldati che spuntano da là sopra, guarda. Esatto. Cos'è? Ci stanno tenendo un agguato? Ma i soldi campanello. Sindaco. Come c'è sindaco? Faccia parlare tu che sei più diplomatico di permesso! Me. Permesso! Salve, sindaco, come sta? Siete della resistenza, vero? Andate a parlare con il soldato nella casa a destra. Ok. Ok, tutto bene, quel che finisce bene, casa a destra, soldato. Cercate il comandante, prendete la leva che trovate nella cassa e utilizzatela per aprire la botola nella casa abbandonata. Ok, faccio una leva, prendila. Ok, la prendo io. Per utilizzarla, c'è una casa abbandonata in questo villaggio. Dov'è questa casa abbandonata? Dovrebbe essere forse... Ah, che sia quella. È questa qui, ho capito, forse dobbiamo riscendere. No, da là siamo... Ah sì, lì sotto è vero. Sì, dobbiamo mi sa riscendere, Gab. Per forza. Mi buggo nelle scalette. Ma che cacchio, Ok. Ok, scendiamo, dai. Vai, Ame, go. Andiamo. Optimus Prime. Facciamo attenzione. Un buco enorme, please. Ah, ok. Di nuovo i soldati. Siamo di nuovo dei soldati. Ok. Ehi. Forse dobbiamo tornare alla base, sai. Dovevamo parlare al quartiere generale o cose del genere. Sì. Questi luoghi sono molto pericolosi. Dobbiamo rifornirci di armi. Potrebbero attaccarci da un momento all'altro. Gabby, non so, qui c'è un'altra cosa per scendere. Andiamo. Noi abbiamo le armi. Io, guarda che staffa ho. La staffa di Mithril. Infatti. ma qua non c'eravamo. Oh mio, Gabby! Guarda! Hai visto? Se lo sta. E no, sei. Con chi devo parlare? Con questo. Ok, vediamo un pochettino. Buongiornissimo, caffè! Non si può picchiare. Aspetta. Bravo. Ecco. Andiamo. Tu invece vinceremo. E vincerò. E Bocelli fatto soldato. Andiamo. Vabbè. Ok. Siamo a scuola? Okay. Sì. Peccato. No. Se no si disiscrivono. Andiamo. No, via, la ragazzi. Non vuole più la scuola. Scappiamo dalla scuola. Ok, un altro soldato. Il comandante non è lontano. Attenti agli sgherri. Ridi tu. No, di nuovo. Oh, il Juggernaut, once again. Aspetta, Eme, guarda il mio super. Vai, colpiscilo. Colpiscili. Ok. Bam. Non fa niente. Picchiali. Ecco perché si è perso, faceva schifo. Infatti, ok. Oh, guarda che bel pisolino. Ehi, chi sono questi? Ma aiutateci. Ti abbiamo liberato, zio. Ma scusa, non potevi farlo anche tu? Gabby, questo mi sa sta soffrendo, non riesci più a parlare. Mi dispiace. Ah, ok. Io mi giro sempre perché sono scene troppo crudeli per un bambino come me. Si va di per di qua, ok. C'è sempre una via d'uscita, c'è un altro sgherro. Vediti qua e fagli l'headshot da qua. Fagli l'headshot da qua. Vai, vado. Gli faccio un 360. Aspetta, lo colpisco una volta. Ok. Aspetta, devo riuscire a beccare in 360. No. Wow. No, oddio. Aiuto. What the? Pam. Oh, alleluia. Okay. Dobbiamo fare il salto qua per entrare, non c'è altra via. Vado io. Vai. Facciamo attenzione, Gabby, perché qui non sappiamo se posso spuntare degli sgherri potentissimi o meno. Sicuramente. Ecco, l'ho detto. L'hai detto. Quello è enorme, grasso.
Ma è più grande rispetto agli altri. Ah, capi. Ok, ok, questo è enorme, Emme. Si muove lentamente, però è enorme. Ok. Oh, bravo, Emme. Con la tua spada in esmeraldo ti riconfermi, sì, Emerald. Sì. Possiamo continuare ad andare. Ma qui ci sono altri sgherri, ma è pienissimo. Ci sto pensando, la vita è piena di sgherri. Se non c'è sgherri, non c'è. No, uccidiamo tutti quelli qua dentro. Sì, mi sa che siamo arrivati al garage del capitano. Oh. Finally! Oh, buongiorno a tutti! Qua sopra c'è il comandante. Ok. L'uomo mi fa paura. Finalmente incontriamo questo cavolo di comandante. Finalmente! Finally, bro. Vabbè, noi naturalmente siamo persone educate, quindi... Avanti! C'è nessuno? Come la particella di sodio? Soldato numero uno, la libreria al piano di sopra è veramente bella. Insomma, non ci siamo stati tutto prima. Di qua si sale? Credo che dobbiamo. C'è. Ho trovato. Si chiama Fager. Fager, quello che avevamo salvato. Esatto. Non era lui. Non mi ricordo. No, era un altro quello. Ok. No, no, quello dovevamo incontrarlo. Hanno detto ok. Lui. Vai. Ah, così Xagla mi sta cercando, eh? Esattamente. Tu e i tuoi uomini siete richiesti al quartier generale. Arriveremo il prima possibile. Intanto voi due prendete la macchina che si trova dietro questa casa. Oddio, Gabby. Finalmente ci guida. Vai. Mamma mia, la garetta clandestina. Esatto. Questa volta sono stati gentili. Vieni qui sotto. Arrivo. Ci hanno regalato la benzina. Oh, finalmente ci hanno regalato la benzina. Ok. Perfetto. Gabby, dai, ti do l'onore di guidare. Ok, vai, ci sono. Ok, vai, Gabby. Un incidente, prendere sotto persone senza trasformarla nell'auto volante di Harry Potter. Io. Gira. Eccola. Ok, ti faccio fare un po' un giro del salotto. Ok, aspetta, va benissimo. Possiamo andare qui sotto? Vediamo se possiamo andare qui sotto. Gabby, aiuto. Non vedo nulla. Non so dove sta andando, Emme. Gabby, vai, Gabby. Abbiamo questo bel divano. Ok. Abbiamo la poltrona. Abbiamo anche quei libri. Ti ricordi? Prima abbiamo passato tutta sta libreria. Esatto. Guarda qua, eravamo qua prima noi. Oddio. Poi c'è lo stereo, quanti scaffali. E poi avevano parlato che c'era qualcosa dietro la TV. Dovremmo controllare prima o poi. Sì, dovremmo controllare, sì. Già. Ok, a questo punto, cercando di non rovinare troppo il tappeto di mamma, ecco. Penso che il posto dove dobbiamo andare è qui dentro. Ok. Parcheggiamo qui. Hi-hi! Io scendo prima perché non si sa mai, Gabby, che tu fai sempre danno ogni volta. Scusami. E infatti, ecco. Ho preso sotto un soldato. Bene, ok. Per tornare al quartier generale, prendete l'unica porta che vedete. Ok. Questa no. Ma chi è questo? Ma c'è un bambino. Salvo Able? Salvo Ribelle, chi è? Tony F. No, chi è Tony F? È un rapper fallito. Ma chi l'ha detto? Non lo penso. Tony F, sto fumando, non disturbatemi. Oh mio Dio. Oh, trasgressivo livello 100. E Chiara? È piccolina. Chiara e Bubu, che cosa dicono? Saltare sui trampolini è divertente, provateci pure voi. Ah, è vero. Guarda. What? Che bello. Oddio, bello. Gabby, vabbè, facciamo altri 20 minuti di video così, bene, per favore. Abbiamo capito come concludere l'episodio. Ok. Ok, è stato bello finché è durato. Grazie, Chiara. Sono tornato bambino. Il consiglio più bello Div, del mondo. Parlate. Div. Siete arrivati. Bene, salgano gli altri comandanti. Vi aspettano nella sala riunioni. Dobbiamo ritornare lì. Dopo la rotonda, andiamo. Abbiamo completato la quest, comunque. Eh? Abbiamo completato la quest. Sì, sì, finalmente sì. Adesso basterà andare a riferire tutto. Ok. Tutto quello che i nostri occhi hanno visto. È da questa parte. Di qua, sì, sì, andiamo. Era questa la sala. Siamo tornati. Buonasera. Ed è stata una bella avventura. Scusate se cammino sul tavolo, ma è fatto in fretta. Wow, cavolo. Sì, ce l'abbiamo fatta. È stato finalmente una bella riunione. Sì, sì. Sì. Va bene, dai, Emme, ci vediamo domani per il caffè. Ok, va bene. Ciao, ritorno. Ok, addio, ciao. Vieni qua, mattacchione, stavo scherzando da questa parte. Sto scendendo, arrivo. Cosa dobbiamo fare, Gabby? Dimmi. Ti ricordi quando nel mio episodio abbiamo visto quella cosa strana nei condotti? Oddio, sì, quella specie di stanza. Io ho sentito uno strano scricchiolio. Forse qualcuno... Sì, hanno aperto la porta. Non ce ne siamo neanche accorti. Oddio, oggi. È vero. È aperta. Gabby, dobbiamo per forza andare ad esplorarla. Adesso dobbiamo un attimo andare a vedere cosa c'è di sotto. Io sono troppo curioso. Anch'io, andiamo. Vieni. No, io veramente, Gabby... Ho troppa paura. Perché non possiamo. No, non si sa cosa possiamo trovare. Però.
prima o poi dovremo andarci. Almeno una piccola sbirciatina non ha mai ucciso nessuno. Infatti. Come on. Madonna, Gabby, guarda, io c'ho veramente paura. Queste cose mi triggerano parecchio, quindi... Ma... Triggera il buio? Sì, di più... C'è una grata. C'è una grata, ma chissà dove porta. Infatti. No, non voglio essere risucchiato. No. Andiamo per le vie convenzionali. Sì, ok. Però veramente la porta prima era chiusa. Quindi adesso... Qualcuno l'ha aperta, sia stato Exodus, esce... Oddio, no. E se stando invece qualcuno di molto più grande? Gabi, andiamo piano. Adesso sta iniziando a far paura anche a me. Gabi, è veramente strano. Perché c'è della lava? E cosa c'è qua sotto? Questo? Oddio, Gabi, ma l'hai sentito? È vero. No, Gabi. Gabi, andiamo via. Via, subito, corri. Andiamo al tuo elicottero, lo faccio partire a mano. A posto, ok. Piamo l'elicottero. Ragazzi, mentre Gabi scappiamo, vi dico che questo episodio finisce qui, quindi mi raccomando tutti quanti, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. Detto questo, noi ci vediamo col prossimo episodio e adesso Gabi veramente piglia l'elicottero e scappiamo. Vai. Sistemiamolo. Ah, con calma, con calma.